assolutamente, perché dobbiamo corciare in avanti, no? Ormai ci siamo come squadra. La difesa ok, i centrocampisti devono accorciare un po', leggermente un po' più avanti, e un po' più di autostima, perché la squadra c'è, questo che manca. Io non posso rimproverare niente, però una cosa è certa, i due gol si potevano evitare, che i centrocampisti devono alzarsi molto di prima, perché la difesa si è comportata in modo straordinario, però peccato. Peccato questo, e onestamente dovevamo tenere un po' più la palla davanti. Poi ho fatto quel cambio, la squadra è migliorata ancora di più. Mi è dispiaciuto molto l'uscita di Belloni, molto, perché io l'ho tenuto in casa, tra il dottore mi ha detto che non gli girava la testa, ho detto proviamo, dai ancora 5 minuti dentro. La testata che gli ha dato, sì. Donucci. E ci ha rotto un attimino un po' gli equilibri. Però questa squadra sono convinto che la salverò, perché i valori ci sono, Verdi è un giocatore importante, Belloni è un giocatore, Castaldo fa quello che io voglio, la difesa devono avere un po' più di coraggio, gli esterni, i terzini, di alzarsi un attimino di più. Ho nominato qualche singolo, non c'è Ardemagni però oggi. Ardemagni, no, ho sbagliato. Non è stata una gran giornata. Per... Ma ci saranno le giornate migliori, ma io non guardo il singolo. Mi dispiace solo per questi 1000 tifosi, onestamente, perché la partita l'avevo già dentro di me, già l'avevo vista vinta sta partita. Vinta in che senso? Portare a casa un risultato, intendo dire. Mi dispiace perché abbiamo avuto le occasioni per farle. Finalmente ha segnato Castaldo e sono convinto che se miglioriamo nella transizione positiva e un po', ecco, in quella negativa dobbiamo migliorare, perché bisogna avere un po' più di coraggio e basta. Mister, come si fa invece a migliorare, a lavorare sulla testa di questi calciatori, visto che lei ha detto l'autostima, il fatto che veniamo sempre rimontati e perdiamo le partite? Se voi calcolate, voi forse non avete calcolato, io sì, noi subiamo, nella mia gestione ultimamente subiamo i gol negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, e io devo migliorare lì in tante cose, basta, non arrivo, faccio altro. Questa grande qualità lì davanti, con quei giocatori che giocano bene il pallone, palla a terra, e l'impressione che quando Lavrino ha il possesso palla rispetto al passato, lei non c'era chiaramente, gioca bene il pallone. Dobbiamo, nella transizione dobbiamo ancora migliorarla, dobbiamo migliorare in autostima, quello che diceva prima la sua collega, e dobbiamo migliorare a aumentare un po' di più la testa, un po' di più. Solo brevissimamente, lei ha detto salverò questa squadra anche alla luce di quello che potrebbe succedere per il calcio scommesse, lo ripeta, perché questo forse serve anche come fiducia. A me non mi interessa, la squadra anzi, ho visto un grande Castaldo nonostante tante chiacchiere, noi dobbiamo fare meno chiacchiere e più fatti, in modo particolare io, però dico questo, io lavoro per fare... A me mi dispiace molto, io non sono un allenatore che in 3 partite fa un punto solo, dispiace quello che sta succedendo, ma questo non intacca minimamente il valore della squadra. Lei resta convinto che l'Avellino si può salvare? Sì, come no, se no vado via se non sono convinto di questo. Ha fatto bene contro una squadra forte, anche se a loro mancavano dei giocatori importanti, comunque giocavamo contro una squadra forte, quindi abbiamo fatto delle ottime giocate. È peccato, perché poi fai una grande partita, torni a mani vuote, è veramente un peccato. Dici due cose: la prima è che nonostante tutto giri nel verso sbagliato, la classifica è ancora corta, l'Avellino non si è staccato e basterebbero un paio di vittorie. Beh, insomma, a farle chiaramente, per rimettere le cose a posto. E poi chiaramente non posso non chiederti qualcosa sulle notizie che sono arrivate da fuori dal campo, ovviamente mi riferisco ai deferimenti. Ma per quanto riguarda la classifica, è vero, è corta, noi dobbiamo però cercare di mettere punti in quella classifica, perché non è una buona classifica. Però se continuiamo con questo gioco e con questa rabbia, Qualcosa arriverà, perché ripeto, è assurdo tornare da Bari senza nemmeno un punto. Poi per quanto riguarda l'altra situazione, credo che ci vorrà ancora un po' di tempo per capire, ma credo che sia io che la società siamo tranquilli, credo che tutto andrà bene. Un regalo a Valeri
partita è che sei finalmente tornato al gol, che non è cosa da poco comunque. Ma quello credo che sia importante per ogni attaccante. L'ho cercato anche nelle partite precedenti, però al di là dei gol ci dobbiamo concentrare sull'obiettivo della squadra, quindi peccato perché poi, ripeto, abbiamo fatto gol all'ultimo minuto del primo tempo e potevamo e dovevamo portare punti a casa. No, non è che è una partita particolare, però ci tenevo a giocare perché ho fatto un ottimo lavoro questa settimana con l'osteopata Francesco e ci tenevo a essere in campo, poi anche avendo un po' male do sempre il massimo. Noi abbiamo fatto un po' di ricerche negli almanacchi, prima doppietta in carriera o no? Sì, prima doppietta, sì, vero. Qualche dedica particolare? Beh, all'osteopata Francesco che mi ha aiutato molto questa settimana e la mia famiglia e il mio procuratore che mi sta sempre vicino. È stata una vittoria di carattere, forse la prima vera vittoria in rimonta in Bari in questo campionato. Con l'Antonio credo che stiamo lavorando molto sulla mentalità dei giocatori, ecco, è lì che l'avete vinta. Eh certo, noi lo ascoltiamo molto perché sappiamo che mister è con l'Antonio e cerchiamo ogni giorno, ogni allenamento di fare quello che chiede lui. Matteo, dimmi. Matteo, non fai mai gol in partite cioè non ti vanno bene le partite normali. Le partite normali. Dopo un altro gol, nonostante l'infortunio. Ebbè no, io ci provo sempre, anche tutte le partite mi chiedono di tirare in porta più spesso, ci provo, oggi è andata bene, sono contento per tutta la squadra. Però non sei mai banale. Vabbè, io... Ma il banana non lo so, però do tutto in campo. Matteo, ora ultime due partite per chiudere il 2016. Mister 41 aveva parlato di anche 13 punti sui 15 disponibili, quindi occorre far bottino pieno ad Ascoli e con la SPAL. Eh certo, sono partite molto importanti, sappiamo tutti noi giocatori che daremo tutto per portare a casa quello che ha chiesto il mister. Ultima battuta, oggi abbiamo eletto te e Franco Brienza come migliore in campo. Quanto è importante Brienza per questo gruppo, soprattutto nell'emergenza? Brienza è un giocatore di grande classe, quindi ci aiuta molto, anche quando è al 50% abbiamo bisogno di lui.